L'altra volta chi? L'altra volta dentro la mia macchina. Oggi è l'8 di aprile 2020. Ecco. Devo andare a pagare una bolletta. E devo fare un'altra volta mezza giornata di fila. Se ci vuoi da te a pagarmi questa bolletta, io non mi sposto da casa. Però siccome non me ce vai a pagare questa bolletta, allora me ce devo muovere io. Se no chi me la paga questa bolletta? Se ci vuoi da te, ti ripeto, io ritorno a casa, ce vai te a fare mezza giornata di fila. Ma se però non me ce vai, ce devo andare io. Quindi sono sempre a spasso. Sono sempre a spasso. Perché non me ce vai te? Se me ce andai te, io non ce stavo a spasso. Allora, voglio vedendo la parcheggio sta macchina stamattina. Vediamo un po' se trovo il parcheggio. Tutta quella fila mi tocca a fare un'altra volta come ieri mattina. Mica me ne va a me da fare tutta quella fila. Però c'è da andare per forza, perché è il dovere. Prima il dovere e poi il piacere. Ma il piacere dove sta? Quando è che c'è il piacere? Non lo so. Non c'è mai. Se dice prima il dovere e poi il piacere, e dove è il piacere? Forse ce l'hanno chi è che c'ha un ca, che vanno sempre a spasso. Chi è che c'ha un ca, va sempre a spasso. Meglio di me. Io invece devo andare con rigore nei luoghi che c'è da fare mezza giornata di fila. E mica me piace a me a fare la fila, Mi stufa. Però, almeno, bene o male, anche se fa una fila di 3 ore, di 2 ore, ieri di 2 ore e mezza, ieri 2 ore e mezza fa la fila, no? Per la posta. E adè un'altra 2 ore, sicuro. Però bene o male, te volevo dire, bene o male scappo. Almeno c'ho una motivazione e esco da casa. È solo che non ci voglia proprio da fare tutta questa fila, guarda. Mi stufa un bel po', guarda, le file a me. Non c'ho pazienza, non c'ho proprio pazienza. E però ci devo andare, dai. Il dovere mi chiama. Dai, damo Matteo, damo. Ringrazio a Dio che sei nato, che ti ha fatto nascere dal nulla. E ringrazia sempre al Padre Celeste. E recita Rosario tutto un continuo per motivarti anche oggi e sempre, oggi, domani, dopodomani, passata dopodomani, sempre, senza stancarti, senza che te pia la stanchezza. A me non è che mi pia la stanchezza per l'udà al Padre Eterno, a me non me la pia, non mi pia quella stanchezza lì, anzi. Io sono sempre più motivato per l'udare al Padre Eterno, perché so che ci ha creati per amore, per amare ed essere amati da Lui in un paradiso terrestre. Ci ha creati e posti in un paradiso terrestre, che era la Terra. Prima il pianeta era un paradiso terrestre. Dopo però, purtroppo, cos'è successo? Che le persone, le creature, siccome Dio gli ha donato il libero arbitrio da decidere il bene e il male, quello che voleva ne loro, allora le persone hanno deciso il male. Hanno deciso d'andare dietro al male. Non hanno deciso d'andare dietro al bene. E perciò adesso ci troviamo tutti i mesi male. Perché, come ti ripeto, le creature umane hanno ascoltato al male, hanno deciso da fare il male, da andare dietro al male, non hanno deciso da andare dietro al bene. È per questo che ci troviamo tutti male adè, perché l'uomo ha ascoltato al male. È semplice, no? È semplice. Però se l'uomo avesse ascoltato al bene, a quest'ora eremmo tutti in paradiso, a gioire la pace e l'amore per sempre,
senza morire mai, senza la malattia, senza le sofferenze, senza la tribolazione, senza il dovere, sempre sto dovere, tu dovere, dovere, tu devi, tu devi, tu devi, tu devi. L'obbligo, l'obbligo non è amore, quindi non stiamo in un paradiso adè. Noi camminiamo nell'ex paradiso. Ma tutto suo dovere l'ha causato l'uomo ingrato, l'uomo che si è fatto contro Dio, è andato contro il Padre Eterno, ha deciso di andare contro il volere dell'amore. E siamo tutti messi male adè. Non è colpa di Dio se le cose vanno male, è colpa dell'uomo che ha ascoltato al male. Questo bisogna distinguerlo sempre, eh? Ecco. Andiamo a pagare questa bolletta, va. Tutta sta fila. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Però non ci dobbiamo scoraggiare. Ogni giorno non dobbiamo scoraggiarci. Non ci dobbiamo scoraggiare, ma possiamo scoreggiare. Ecco qua. Adè non ci dice, non ci dice, però. Però ce l'ho fatto di. Perché se noi pensiamo a questa cosa, e cioè pensiamo che ci ha donati la vita dal nulla e ci ha posti in un paradiso terrestre senza la morte, senza la malattia, senza la sofferenza, senza il sacrificio, allora tutti loderemmo il Padre Celeste, se pensiamo questo. Ma siccome non ci pensiamo più nessuno, ci crediamo che è colpa di Dio tutto quello che capita, allora certo che si diventa atei e contro il Padre Eterno. Certo che si diventa contro il Padre Eterno, perché le creature non capiscono che non è colpa di Dio se andiamo tutti a finire male adè. È colpa della scelta dell'uomo che non ha ascoltato al bene. Tutto qui, tutto qui. È questo il fatto. Adè, ho aperto il finestrino per respirare, ma c'è un camion davanti a me che ha impestato tutto l'abitacolo. Ecco. Noi per lodare il Dio onnipotente dobbiamo pensare che ci ha creati in un paradiso terrestre, senza la morte. Già noi, se pensiamo questo, loderemmo il Dio tutti i giorni. Tutti i giorni. E se le faccende vanno male, la colpa, la causa, non è di Dio, ma dell'uomo che ha ascoltato a Satana. L'uomo ha ascoltato a Satana, ecco qua. Purtroppo è una realtà. Guarda che io, porca miseria, la fila che c'è. La fila che c'è oggi, non c'è manco il parcheggio. Non c'è manco il parcheggio. E na miseria che roba. È impossibile. È impossibile. Allora mi conviene andare in edicola. Chissà se nell'edicola si può pagare la bolletta. Qui è impossibile fare la fila, eh. Altro che mezzo, altro che due ore e mezze, altro che mezza giornata stava di. Mamma mia che roba. Allora adè, io vado in edicola, voglio chiedere se la posso pagare lì sa bolletta. Se dovrebbe pagare pure in edicola adesso che ci penso. E sì, almeno evito mezza giornata di fila. Vado a vedere, va, vado a vedere. Se mi fermene gli dico, me la pagate voi altri la bolletta. Se me la pagate voi altri non mi muovo da casa. Stai
a casa! Stai a casa! Devi stare a casa! Mi dicono a me, ogni tanto mi incontri nella gente in giro, mi urlene. Dopo ci bestemmiene pure. Pensa che ingratitudine ho. Dopo che abbiamo questo... e questa piaga, bestemmiene ancora il Dio, perché se credene che è colpa di Dio. La gente se crede che è colpa di Dio se stiamo mesi tutti cuci a un macello. E invece Dio non c'ha colpe. Non c'entra niente Dio, anzi, Dio ci ha donato il paradiso. Allora, dove la posso mettere sta macchina? Dove la posso lasciare? Qua. Oh, non c'è nessuno qui? Non c'è nessuno, va? Speriamo che la posso pagare pure qui, va, sa bolletta. Fammi mettere sa mascherina, va. Lo sai di cosa ne sa sa mascherina stamattina? Della buon'anima di Terè, la nonna di mio cugino Luca. Eterno riposo, dona Teresa, signore, risplende a lei la luce perpetua, riposi in pace, ame. Tre volte, eterno riposo, dona Teresa, signore, risplende a lei la luce perpetua, riposi in pace, ame. Eterno riposo, dona Teresa, signore, risplende a lei la luce perpetua, riposi in pace, ame. Ecco. Adesso devo chiudere la macchina perché dentro c'ho il cellulare. Vado a provare, va? Provo, speriamo bene. Oh, pagata, oh! L'ho pagata, guarda! Guarda che roba, oh! Pagata! Vedi? Pensa un po'! Pensa un po' che roba! Già ho finito, oh! Vedi, mi sono lamentato tanto che dovevo fare mezza giornata di fila e invece già ho finito, pensa tu! Già posso tornare a casa! Allora me la piglio con comodo, vado piano piano con la macchina, ci metto mezz'ora per andare a casa, almeno mi godo il paesaggio, se no sto sempre dentro casa, non ne posso più. Dopo la gente dice, vedi, ieri sei andato in posta e sei scappato da casa e stai sempre in giro. E l'altro di ieri sei andato all'ospedale e sei stato in giro. E perché te credi che a me mi piace andare all'ospedale per i miei genitori che stanno male, la chemioterapia, il tumore? E mi piace a me andare a fare 2 ore e mezza di fila in giro? No, non mi piace. Però almeno scappo, quello è vero, quello è vero. Però per esempio, per andare a fare spesa per magnano, tutti scappene per andare a piada magnà. Se una persona è singola dentro casa, deve andare per forza tutti i giorni andare a comprare da magnà. Se no muore di fame.
Quindi tutti scappano. Io non sono il primo né l'ultimo. Però, comunque vada, sto nella mia macchina, non do fastidio a nessuno, non contamino nessuno, perché sto dentro la mia macchina, chiuso dentro, a chi contamino? Io non provoco assolutamente nessun virus, non lo provoco a nessuno, né a me né a nessuno, perché uso la mascherina. Non vado vicino alle persone, sto sempre lontano da una distanza di 2-3 metri. Cosa creo? Non creo niente, io sono innocuo. E quindi è così, Adesso manco me ne vada ad andare via da qui, perché sto bene. Qui sto bene. Qui in questo parcheggio che c'è chiappa all'ombra, sto bene. E manco me muoveria. Reciteria il rosario qui, stesso punto, stesso posto. Se non duo a pia al sole, dopo mi chioppa il sole in la testa, c'ho l'insolazione, dopo tutto tonto, vado a casa peggio di prima. Duo che vo'? Adesso vado verso casa, sì, dai. Tanto qui. Questo è il parcheggio dell'edicola. Dopo do disturbo. Do disturbo. Ci andiamo sul cellulare, va? Perché il cellulare io alla sera, praticamente, gli toglio la connessione. Perché non me ne vada invece le onde magnetiche. De notte io voglio stare proprio libero, senza vincoli. Allora io toglio la connessione. Dopo la mattina ogni tanto mi dimentico da metterla. E dopo non mi ria niente, non ricevo niente se mi dimentico da metterla. Allora, adesso io te volevo dire questa faccenda qui. Adesso te la leggo subito. Allora, devo vedere chi è che me l'ha inviata. Allora. Ah, mia sorella. Senti bene. Questo qui è dal giornale, da un giornale che c'è questa notizia. Praticamente, il parroco di Rocca Imperiale, senti bene che storia, che roba incredibile. Il parroco di Rocca Imperiale dice: io ho multato per aver benedetto la città, ma non pagherò. Vogliono punire la chiesa. Senti, vogliono punire la chiesa. Intervista al parroco multato per la processione con il crocifisso. Un atto di benedizione sulla città. Con me solo un aiutante a distanza. Eppure i carabinieri mi hanno sfilato i documenti e fatto un'ammenda da 400 euro, dice Don Domenico Cirigliano, parroco a Rocca Imperiale. Il sindaco mi ha intimato una quarantena di 14 giorni, ma la multa non la pago. Vogliono punire la chiesa. Parroci sanzionati, altri graziati, diritto di culto a rischio tra anarchia e persecuzione. Pensa che roba, oh! Stu poro prete qui con la mascherina e tutto, e con aiutante che sta a 2 metri di distanza, ha preso la multa dai carabinieri. Guarda che roba. Proprio vuole eliminare la chiesa del tutto. Satana, il demonio, lavora sulle forze dell'ordine. Il parroco esce con il crocifisso miracoloso e viene multato. E per giunta il sindaco gli intima una quarantena forzata di 14 giorni.
La storia ha dell'incredibile, ma non è altro che la naturale persecuzione delle limitazioni arbitrarie scaturite durante l'emergenza Covid-19, da un'applicazione letterale dei decreti governativi che limitano pesantemente la libertà di culto. Quando abbiamo commentato il chiarimento che il Viminale ha mandato alla CEI, avevamo ipotizzato che in questo passo, non avendo riconosciuto cittadinanza al diritto di culto, sarebbe stata sanzionata qualunque tipo di manifestazione religiosa, anche se fatta da un solo sacerdote. A Giulianova hanno multato il sindaco che nell'esercizio delle sue funzioni in fascia tricolore aveva consacrato la città alla Madonna. Pensa un po', pensa tu che roba, oh. Ma a Rocca Imperiale, provincia di Cosenza, è stato fatto di peggio, tanto che è lecito pensare a questo punto dove finisca il confine tra l'anarchia, questurile e la vera e propria persecuzione. Il parroco della Santissima Annunziata, Don Domenico Cirigliano, si è visto prima affiancare da due carabinieri e poi ha ricevuto il verbale da 400 euro e che con la solita formula viene ridotto a 280 se pagato entro 5 giorni, come fosse un divieto di sosta qualunque. Invece si tratta della processione col Santo Crocifisso Miracoloso che nel 600 versò sangue. Precisamente era il 1691, il crocifisso vero sangue versò sangue e in virtù di questo miracolo della Chiesa per le vie principali del paese una processione con il sacro legno, spiega da Don Domenico alla nuova BQ, mentre ci mostra il verbale che non pagherò. Don Domenico, come non lo pagherà? Non lo pago, semplice, non ho nemmeno firmato il verbale se per questo. Perché? Perché è solo un modo per punire la Chiesa. Ha avvertito il Vescovo? Sì, e che le ha detto? Che chiaramente che chiamerà il sindaco. E a che serve? Il sindaco mi ha notificato un verbale in cui mi proibisce di uscire di casa per 14 giorni. Andiamo per gradi, sì. Allora tutto inizia il 30 marzo scorso, esatto, non potendo fare la processione che facciamo da più di 3 secoli senza saltare un anno, ho avvertito i parrocchiani che sarei passato per le vie principali del paese benedicendo con il crocifisso. E i parrocchiani? Quelli giovani mi hanno aiutato con WhatsApp e si è creato un po' di tantam. La gente era contenta, ha aperto le finestre e le porte di casa. E poi, aspetti, a mezzogiorno del 30 marzo mi telefona un ragazzo della parrocchia che mi riferisce che il vigile dice di non uscire con la processione. Il vigile è un agente che abbiamo qui. Comunque io spiego che non si tratta di una processione o comunque sono da solo, c'è solo un parrocchiano con me a distanza con la mascherina. Poi l'obiettivo è quello di proteggere la città da coronavirus e non me ne curo. Invece verso le 17 esco e vengo affiancato da due carabinieri che mi chiedono i documenti. E lei? Io dico che ho le mani impegnate perché ho il crocifisso, mica posso metterlo per terra, prendeteveli da soli, dico e rovistano in tasca. Addirittura, la processione prosegue, la gente saluta da lontano il crocifisso, si commuove, manda baci e prega, sacrificato ma commovente, se non che al mio rientro, cosa? Davanti alla chiesa ci sono ancora i carabinieri. Mi aspettavano per restituirmi la carta d'identità e notificarmi il verbale, da 400 euro. E che non pagherò, non ho firmato e l'hanno lasciato sul tavolo della chiesa. Pensa tu che roba. Sì, ma il verbale che dice? Aspetti che glielo leggo, sebbene lo spostamento non fosse motivato da situazioni lavorative o da situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute, si spostava all'interno del territorio del comune di Rocca Imperiale. Nell'occasione, alle ore 17:25 di oggi, il 30 marzo, in Rocca Imperiale, appena di fianco alla chiesa, veniva accertato che il trasgressore, parroco nella parrocchia Beata Vergine Maria, si trovava sulla pubblica via intento a svolgere una manifestazione evento religioso
il luogo pubblico, atteso che effettuava una processione esponendo il crocifisso alla quale prendeva parte altra persona. La funzione, nonostante l'invito rivolto dai verbalizzanti, proseguiva fino alle 17:55, funzione che a piedi ha interessato tutte le strade del centro storico di Rocca Imperiale. Ma come? Lo spostamento del ministro del Sacro è classificato come lavorativo anche dal chiarimento del Viminale. Non le pare che questo verbale abbia tutta l'aria di essere illegittimo? E che cosa vuole che le dica? E per la processione allora? È vero che sono sospese quelle che con concorso di popolo, ma tanti preti sono usciti con il Santissimo per le strade cittadine. Bibione, il parroco, ha caricato la statua della Madonna col consenso di sindaco e carabinieri, perché lui è stato lodato e lei viene multato? Non le sembra che siamo all'anarchia? Guardi, non lo so, ma ognuno interpreta le norme come vuole e si crede il Padre Eterno. Ha già detto che non pagherà la multa, ma farà qualcosa per ristabilire il suo diritto di culto? Per ora accettiamo questa prova che ci manda il Signore, poi vediamo che cosa riuscirà a ottenere il Vescovo. Ma l'amarezza è tanta. Io il crocifisso l'ho fatto uscire per benedire tutta la città, tutti gli abitanti di Rocca Imperiale, compresi i carabinieri e il sindaco. È il crocifisso che deve proteggerci, invece sembra che abbia voluto fare un evento personalistico. Non lo trovo giusto né rispettoso di un ministro di Dio. Pensa tu che roba, oh. Pensa tu che roba, che macello. Che macello, guarda. Dopo ha parlato questo giornalista e Don Domenico Cirigliano, parroco della Santissima Annunziata di Rocca Imperiale, Cosenza, ha portato in processione per il paese il crocifisso. Era gli abitanti del paese alla fine. Allora, ora qualcuno sa dire perché nell'Italia gli arresti domiciliari è possibile portare a pisciare il cane e non è possibile portare in processione il crocifisso? Questo giornalista dice, perché è possibile apportare a pisciare il cane e a cagare e non è possibile apportare il crocifisso in processione? Forse che i bisognini di Lido sono superiori ai bisogni della fede? Eppure non solo il parroco è multato, ma il sindaco gli ha pure imposto una normativa, una reclusione per 14 giorni, che non potrà uscire per nessun motivo e non ci sono state nemmeno le proteste. Sembra normale. È davvero triste. E poi dice che c'è praticamente la normativa d'andare in edicola per comprare le sigarette per drogasse e invece sto prete è stato multato per portare il crocifisso in processione che era da solo, da per lui, con un uomo che stava a 2-3 metri di distanza. Com'è possibile che per pisciare il ca e cagare il ca se può andare fora, per andare a comprare le sigarette per drogasse ce se può andare, ma non ce se può andare in giro col crocifisso? Ma com'è possibile? Siamo proprio ormai diavoli, tutti diavoli siamo diventati tutti quanti, anche le forze dell'ordine, tutti diavoli siamo diventati, tutti diavoli. E poi presi dal male anche coloro che l'hanno multato a questo sacerdote, com'è possibile? Cosa c'aveva dentro il cuore? Il peggio della pietra? Le pietre è meglio della gente o della gente? Come si fa? Come si fa? Come si fa a riasso punto? Proprio un'ingiustizia totale, uno scatenarsi, il demonio si sta scatenando contro la Chiesa, perché la Chiesa, negli ultimi tempi, nella Bibbia, nell'Apocalisse, c'è scritto che la Chiesa verrà crocifissa come è stato crocifisso Gesù. Quindi adesso vediamo che viene crocifissa da una monarchia, da un governo occulto. Pensa che schifo di realtà di degenerazione sbandata. Quanto mi fa schifo questa generazione, non ne posso più. Quando mi sveglio la mattina, Padre Eterno,
Manda i tuoi angeli a purificare la terra. Manda i tuoi angeli. Che siamo stufi, non ne potemo più di questa generazione. Non c'è più parole, guarda, non c'è più parole. Le uniche cose che possiamo dire è, come ho detto stamattina, che siamo stati creati per amore, siamo stati posti in un paradiso terrestre dove c'era tutto gratis e potevi vivere per sempre senza la morte, senza il sacrificio, senza la malattia, senza la disabilità, sia motoria che mentale. Non c'era la disabilità, era tutto perfetto, tutto andava bene. Cosa ha fatto l'uomo? Eva, cosa ha fatto? Ha ascoltato il demonio. Ha ascoltato il maligno. Pensa. E dopo di quel momento lì, tutto è andato allo sfatacascio. Tutto. Fammi andare via. Anche se non è che me ne andava tanto di andare via da qui, perché c'è sto beh. Vedi che adesso il cruscotto, siccome è calda la macchina, non vibra più. Non vibra più, vedi? Quando invece è fredda, che c'è la plastica dura, vibra. Mi pare tutti i robot, sa mascherina. Comunque è pazzesco, guarda, adesso poro prete lì, multato perché portava il crocifisso in televie. Mamma mia, dove siamo arrivati, guarda. Ma comunque, chi è che gli ha fatto la multa a suo prete ci avrà da rendere conto al Padre Eterno, eh? Perché c'hanno l'odio verso la Chiesa. C'è l'odio proprio, il puro odio, il puro caos e il puro male. Un odio sfegatato contro la Chiesa. E poi te pensa, mica se capisce cos'è, mica lo sa nella gente che la Chiesa siamo ogni creatura, la Chiesa è ogni creatura che fa la volontà dell'amore. Non è che è l'edificio, si chiama Chiesa l'edificio, le quattro mura si chiama Chiesa, ma in realtà la Chiesa vera e propria è tutti coloro, le creature che fanno la volontà dell'amore. Se noi sapessimo questo, ci rendessimo conto un po' di più che la Chiesa è coloro che fanno la volontà dell'amore, allora non si etichetterebbe più la Chiesa come edificio o prete. La Chiesa è tutti coloro che fanno la volontà dell'amore, perché quando gli apostoli erano riuniti nel cenacolo, prima che apparisse, dell'apparizione di Gesù che è risorto, erano riuniti nel cenacolo. Cosa è successo? Che Gesù mandò lo Spirito Santo sopra gli apostoli. Quindi, quando gli apostoli erano riuniti nell'amore, tutti insieme all'unisono, c'è stato lo Spirito Santo che è disceso su di loro. Quindi, su di loro c'era la Chiesa. Era una Chiesa quell'unione lì nell'amore, perché tutti stavano all'unisono. Tranne che Giuda, Giuda Iscariota, quello non stava all'unisono. Però il Padre Celeste, secondo il suo disegno, ha voluto anche a Giuda Iscariota perché si adempisse la scrittura, perché c'è stato un apostolo che ha tradito a Gesù.
Quindi il tradimento c'è due AS comunque vada, quindi c'è stato Giuda Iscariota a tradire Gesù. Adesso io mi vado a parcheggiare qua. Quest'altro parcheggio. Aspetta, fammi girare qua, va, se no ti scordi. Fammi girare qua. Oh, allora mi è andata bene stamattina, dai, mi è andata bene. Mi è andata bene stamattina. Oh. E qui se sta bene, qui te su parcheggio qui se sta bene pure, non è male. Senti quello col K, quello col K ha detto, è passato uno in bicicletta, quello col K gli ha detto, invece di andare in giro in bicicletta devi stare dentro casa, c'aveva da discorre, e poi mi guardava pure a me, per vedere cosa facevo, però io sto dentro la macchina, è peggio lui che va in giro col K, vedi, se andiamo a guardare le cose, un conto uno che sta dentro la macchina chiuso dentro, a chi tacca il virus? A nessuno, come se stassi dentro casa. Un conto lui che va in giro col ca, fa lo smerda dappertutto, a piscià, c'ha tanto da pensare per lui, sa su ca, va a pensare per me. Dopo ha guardato a quello con la bicicletta sì, c'ha ragione che deve stare a casa. Però, ci penserà i carabinieri a fare la multa, mica ci dobbiamo pensare no. Se passa una pattuglia e fa la multa. Cosa ce ne deve fregano? Cos'è? Ce la dobbiamo piare per tutti. Allora lui che va in giro Sassuca, che si allontanerà dai 200 metri sicuramente da casa, perché secondo la normativa non si può... non si può allontanare uno da casa dei 200 metri. Cos'è? Oh, le eliambulanze? Guarda un po'. Guarda un po'. Non è l'eliambulanza quella. Cos'è? Chissà di cos'è quell'elicotterino. C'è certa gente invece da pensare per loro, vanno a pensare per gli altri. Ma eccolo qua quello in bicicletta. Eccolo qua. Vedi, in bicicletta. A me se quello va in bicicletta non me ne frega niente, cosa me frega a me? Ognuno fa quello che gli pare, dopo se lo chiappa dalla pattuglia e fa una multa. Gli fa la multa dei 400 euro.
Dopo, come diceva per il prete, no? Per il prete la multa, se uno la paga entro 5 giorni, è 280 euro. E invece se la paghi dopo dei 5 giorni, aumenta e arriva a 400 euro l'ammenda, pensa tu. Più la denuncia penale. Pure c'è il penale. Te pensa alle denunce penali che state fatte in quest'ultimo periodo? Ah, dopo cos'è? L'ha tolta la normativa delle denunce penali. Adesso mi viene in te la testa che è stata tolta. Tu guarda quel cuoricino. Hai due cuoricini. Alle cure, oh. E no, mi sai come corne. Beati i cuoricini che poi le nevulà, non gli frega niente di nessuno, nemmeno del virus. Quant'è beati. Solo che campene poco un bel po'. E non c'ha nell'anima come noi. Invece Dio ci ha creati con un'anima immortale. I cuoricini no. Oh, comunque dai, stamattina non mi è andata male, la cosa. Mi è andata bene, mi è andata. A st'ora stavo dietro la fila ancora, Una miseria. Allora tutto tempo guadagnato. Meglio, 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 meglio. Mi ci scappa anche un rosario nel terrazzo oggi. Anche se più un'insolazione. Ieri ho preso un'insolazione. Anche se il sole mi batteva da dietro. Ho preso un'insolazione lo stesso, te pensa? Sei contenta e contenta? La voglia, la voglia. Però non dovemmo essere contenti del male degli altri. Allora, adesso, dov'è che l'ho messo il libricino? Eccolo qui. Eccolo. Come tutti i giorni, cosa importante che cos'è? Tutti i giorni che dico sempre quelle, o me fai levare questa mascherina del cavolo? Questa è obbligatoria, è obbligatoria, la dobbiamo portare sempre. Però fuori dall'abitacolo nostro, tanto dentro l'abitacolo nostro per cosa ci serve? A chi dobbiamo riparare? A noi. Sì, d'accordo. Però non è che stiamo a contatto con qualcuno, non c'è nessuno dentro la macchina. Posso fare come mi pare. Almeno qui non c'è la monarchia. Allora, cos'è che dicevo che è importante? Il Santo Rosario. Ah, che profumo sto libricino! Ne sa di anni 90, di volantinaggio anni 90. Io ho portato i volantini negli anni 90, nel 91 per esempio. 90-91, ho portato i volantini. E profumava del sudore chi? Non dobbiamo perdere tempo. Creiamo qualcosa che ci riempie di motivazione e ci riempie. Ci dona la pace e la forza ad andare avanti. E soprattutto però ci dona la protezione. Era un po' questa fa quello. Cercava di tenersi in equilibrio stando fermo. Girava la ruota, tanti davanti. Pure io ci ho fatto tante volte. Gusta con la bicicletta, però non ci si può andare.
Allora, che cos'è che cos'è che ci dona la protezione, la pace, anche la salvezza? Perché più noi usiamo quest'arma e più ci donerà, ci predestina al paradiso, ci donerà la salvezza. Acquistiamo la salvezza. Che cos'è che ci fa acquistare la salvezza, la protezione e la motivazione per andare avanti in questa vita? Cupa. Il Santo Rosario. Il Santo Rosario. Anche se è una pratica ripetitiva, perché dobbiamo ripetere sempre le Ave Marie, però ogni Ave Maria è un fiore che mettiamo, un fiore profumato che mettiamo nel capo della Madonnina. E poi si può anche definire così: ogni Ave Maria è un proiettile contro il maligno. È un proiettile. Quindi noi tutti i giorni dobbiamo sparare al maligno per non essere abbattuti, per non essere uccisi. Perché se siamo uccisi dal maligno che ci spara in continuazione, sotto diverse forme molto sottili che non ci rendiamo conto, ma ci spara tutto un continuo, noi siamo abbattuti, cadiamo in disperazione, in depressione, in tragedie. Poi abbiamo la disperazione. Per non cadere in disperazione e in depressione e in tragedia, noi dobbiamo sparare contro il maligno che ci percuote, ci perseguita, ci vuole distrutti, ci vuole disperati. E come famo a sparare contro il maligno? Con il Santo Rosario. Prima c'erano anche i sacramenti, adesso non c'è più. Non c'è più i sacramenti, perché il governo occulto ha deciso, con queste normative severe, a eliminare del tutto i sacramenti. Perché se poteva fare, se io comandavo, mettevo che c'era da portarsi la mascherina obbligatoria e in più dentro le chiese edifici, dentro le quattro mura, io non mettevo il divieto da fare la messa, ma mettevo più messe frequenti, meno persone possibili all'interno. Nel senso che se ci sono 10 panche, le persone, 2 persone ogni panca, una a destra e un'altra all'estremità sinistra. 2 persone ogni panca, una panca sci, una panca no. Adesso mi sono espresso male, però 2 persone, una panca sci e una panca no. Cos'è che attaccavano? Non attaccavano niente, perché se stavano lontani. E in più se doveva fare il tampone per vedere se erano infetti. Se erano infetti no, ma se non erano infetti sì. Quindi io non mettevo il divieto assoluto da celebrare le messe, ma mettevo delle normative specifiche per proteggersi dal virus. Ecco qua. E la messa non doveva mancare, non doveva mancare assolutamente, solo che ci comandene. C'è, chi è che ci comanda? Non ne frega niente della messa, non ne frega niente di Gesù. Non sanno che è importantissimo, è basilare, è proprio la cosa più importante in assoluto è Gesù. Non lo sanno, non si rendono conto o vanno in tele sette sataniche, qui ci capisci. I governi è contro Dio, perché se erano con Dio facevano del tutto per farlo venerare, anche in questo momento difficile. Nel colera, nella peste, e quando c'è stati i peggiori virus mondiali nel mondo, c'era le processioni, c'era le messe, ci si andava inginocchiata davanti all'altare per pregare a Dio che mandasse via la peste, che mandasse via tutte ste schifo delle malattie. Adesso invece non si può manco fare una processione, solo il prete dentro la città, solo il prete. Che male fa solo un prete? Cosa attacca un prete solo? Cosa attacca? Si attacca la malattia quando è tante persone. È incredibile, non è possibile, non c'è più parole per spiegare questa generazione.
Sta generazione proprio è inspiegabile ormai, è inspiegabile. Non si può più manco fa un ragionamento, perché non c'è più i ragionamenti, non c'è più niente, è finito tutto, eh. È finito, una generazione sconvolta che io rammento i vecchi tempi, vorrei ritornare indietro, vorrei ritornare negli anni 80. Quanto era meglio negli anni 80? Oh Padre Celeste, quanto era meglio negli anni 80? Fa ritornare indietro nel tempo il clima degli anni 80, e l'ambiente, le persone. Eremi tutti fratelli e sorelle. Certo, c'era la mafia, sì, però ci si voleva bene gli uni gli altri. Un vicino di casa voleva bene l'altro vicino. Adesso te manda i colpi, te manda i collassi, i sbocchi di sangue dai vicini di casa. Te bestemmina ad alta voce, a rotta di collo. Te mandano i colpi secchi. Porca miseria, che generazione schifosa. Che schifo. La giustizia e l'ingiustizia. Qual è la giustizia oggi come oggi? Chi è che te tutela? Chi è che ci vuole bene? Solo Gesù. Solo Gesù. Che ci ha donato tutto per amore. Solo Gesù. Perché faccio vedere questa immagine sacra? Perché la venero questa immagine? Nella Bibbia non c'è scritto da non venerare nessuna immagine e nessuna statua scolpita, perché Dio non vuole l'idolatria. Non vuole che idolatriamo gli altri anziché Lui. Però Dio si è fatto uomo in Gesù, e Gesù è apparso a Suor Faustina Kowalska e gli ha detto da dipingere un quadro secondo l'apparizione del modello stesso dell'apparizione e da farlo venerare in tutto il mondo, a fare venerare questa immagine santa, perché raffigura il Padre Eterno, fatto uomo in Gesù. Quindi noi dobbiamo venerare assolutamente questa immagine. Ecco. Oggi è la giornata di mercoledì. Mercoledì. Me prude il naso in una maniera incredibile. E anche la gola. Perché? Perché è primavera. C'è i pollini. C'è l'erba morale in giro e io sono allergico, e quindi mi viene da prude il naso. Non l'ho preso l'unguento oggi, mannaggia, me lo dovevo mettere in qualsiasi circostanza. L'unguento del Vicks Vapor, il Vicks Vapor te toglie proprio l'allergia. È eccezionale, guarda, come unguento. È un olio specifico che te lo metti sotto al naso, oppure qui nel crine, nel petto e il crine, qui nel crine, nella criniera. E a posto. Allora, mercoledì sono i misteri della resurrezione. Siccome l'ho fatti ieri, oggi mediterò i misteri della luce, quelli che si dovrebbero fare il giovedì, però non importa. I misteri della luce. Nel primo mistero della luce si contempla il battesimo nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Allora, noi quello che dobbiamo fare ogni volta che ci mettiamo a recitare il Santo Rosario è invocare lo Spirito Santo. Invocare il Santo Spirito che scenda su di noi e che su noi rimanga sempre. Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore di doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Ecco, una volta che abbiamo invocato lo Spirito Santo che scende su di noi, meditiamo il mistero. Meditandolo nel nostro cuore. Allora, leggo la meditazione del Buonanima di Don Tonino Bello. Lo Spirito Santo sotto forma... Lo Spirito Santo si è posato su Gesù mentre egli usciva dalle acque del Giordano. Potremmo definire Gesù il nido dove lo Spirito Santo ha piacere di posarsi e rifugiarsi. Anche noi siamo divenuti nido dello Spirito Santo. Quando attraverso l'unzione con il Santo Crisma, nel rito del nostro battesimo, abbiamo ricevuto il dono dello Spirito. Ed anche per noi i cieli si sono aperti a Dio Padre e ci ha rivolto la stessa espressione di compiacimento: tu sei il mio figlio prediletto. La risposta a tale predilizione deve essere da parte nostra l'impegno a vivere il nostro battesimo, la costanza nell'assomigliare a Gesù, perché il Padre possa riconoscere in noi il suo stesso figlio prediletto. Ecco, la meditazione è questa. Iniziamo a sparare contro l'inferno, a mitragliare contro l'inferno, tutto un continuo con le Ave Maria, anche se è una ripetizione, però ce l'ha donato il Rosario, Gesù e Maria. Ce l'ha donato Gesù e Maria in persona il Santo Rosario, quindi Gesù e Maria sanno che il Santo Rosario è una potente arma contro il demonio. Quindi noi sta arma la dobbiamo usare tutti i giorni per liberarci dal demonio, se no ci porta nella disperazione. Ci vuole disperati, come tutte le mattine che mi sveglio. Mi sveglio quasi disperato. Dopo, durante la giornata, a forza da recitare rosario 3 volte al giorno, me se toglie la disperazione, me va via. Già dal primo rosario ci va via la disperazione, perché ci abbiamo la protezione. Iniziamo il Padre nostro e 10 Ave Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Ecco, adesso siamo arrivati al secondo mistero della luce. Contempliamo le nozze di Cana. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea, c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. E Gesù le rispose: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Solo una mamma come Maria è capace di accorgersi di ciò che manca ai propri figli. Solo lei può intercedere e ottenere, perché solo lei sa come chiedere al figlio, perché lo conosce bene. Questo ci spiega com'è necessaria nella nostra vita la presenza di Maria, perché nei nostri bisogni, nelle nostre difficoltà, nelle nostre mancanze, solo lei potrà intercedere presso il figlio, facendogli notare che non abbiamo più il vino della gioia. Ma per ottenere l'intervento divino, una sola è la condizione che ci viene richiesta e che ci è suggerita dalla stessa madre: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Maria ci può dare quest'ordine perché non è solo vocale, ma esemplare. Lei è la prima a mettere in pratica quanto Dio le ha detto, ed è per questo che tutto ottiene ed è beata. Pensa che bello. Quindi, in queste nozze di Cana, grazie all'intercessione di mamma Maria, che ha interceduto a Gesù, Gesù ha ascoltato la voce di mamma Maria dell'intercessione. Quindi Gesù ha compiuto il primo miracolo, anche se non era il tempo giusto. Gesù gli ha detto: che vuoi da me, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. Però la Madonnina non si è data per vinto. Ha detto: fate tutto quello che vi dirà. Quindi date retta a Gesù, che vi farà un miracolo, gli ha detto a quelli del matrimonio, al commensale lì. Quindi noi dobbiamo assolutamente chiedere intercessione alla Madonnina per qualsiasi nostra richiesta. L'intercessione alla Madonnina, Iniziamo ancora col Padre nostro e 10 Ave Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ogni 10 Ave Maria, il Gloria al Padre. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Ecco, siamo giunti al terzo mistero della luce. L'annuncio del regno di Dio. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Il primo annuncio di Gesù è la richiesta di conversione perché il regno dei cieli è vicino. Conversione è puntare tutto verso di Lui. Anche se questo impegna la posta in gioco è alta, il regno dei cieli. In un altro passo evangelico Gesù dice che il regno dei cieli appartiene solo ai piccoli, cioè agli ultimi, a chi si abbandona e si fida di Dio. I piccoli sono anche quelli che con franchezza dicono la verità. È quello a cui siamo chiamati anche noi, annunciare con la verità della nostra vita che il regno dei cieli è già qui. Solo l'amore per la salvezza nostra e dei nostri fratelli ci deve spingere a volere a tutti i costi la conversione per tutti, perché tutti possiamo ritrovarci nel regno che Cristo ha preparato per noi. Ecco, diciamo ancora un altro Padre nostro e altre 10 Ave Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Ecco, adesso siamo giunti al quarto mistero della luce. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. Il sole e la luna, ai quali assomigliarono il volto di Cristo e le sue vesti, ci fanno pensare allo stesso sole e alla stessa luce, ai quali assomigliò il momento trionfale della risurrezione di Gesù, la trasfigurazione davanti ai tre discepoli, che formano una comunità. Sta a significare un'anticipazione di tale momento salvifico. I discepoli dovranno ricordare, e anche noi dovremmo, che se Gesù si trasfigura è perché vuole dargli forza nei momenti di smarrimento, di sofferenza e di morte. Questi non saranno mai l'ultima parola. L'ultima parola è sempre di Dio, ed è una parola di sole e di luce, quindi una parola di vita. Purtroppo i discepoli fuggono di fronte al dolore e alla morte di Gesù, proprio perché dimentichi di questo momento glorioso vissuto insieme al Cristo sul Tabor. Ecco, diciamo ancora una mitragliata contro l'inferno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero.
Ecco, siamo giunti al quinto mistero. Però ho visto un cotechino laggiù, vediamo un po'. Un cotechino viene oltre. Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati». Allora, eccolo, guarda un po', guarda un po', guarda un po' il cotechino. Guarda un po', il richiamo funziona. Leccarino, leccarino col gattino, guarda quanto urla avere c'è una bestiolina a casa che mi fa compagnia. Che bello, guarda, col gatto anni 80, è bello un bel po'. Che cotechino. Allora, la meditazione è Gesù che non vuole separarsi da noi e lo fa rimanendo con noi nell'Eucarestia. Quando si ama davvero un amico, si fa di tutto per rimanergli per sempre accanto, perché non resti solo. Ed è nell'Eucarestia che si realizza la parola di Gesù. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Non può mancare il nostro appuntamento con questa reale presenza di Gesù, sia per nutrirci di Lui, sia per rimanere con Lui in adorazione e contemplazione. Solo così potremo conoscerlo e parlare di Lui. Non si può parlare di una persona per sentito dire, ma solo frequentandola. L'Eucarestia sarà per noi quella strada sicura che ci porterà verso il cielo. È vero, però fino a febbraio ci potevamo piare Gesù e Eucarestia, adesso non lo potevamo piare più. Quindi è un macello senza Eucarestia. Recitiamo il rosario tutto un continuo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria. Adesso un Padre nostro, un Ave Maria, il Gloria al Padre, per la protezione del Papa, per le intenzioni della Madonnina e soprattutto, soprattutto per le nostre richieste. Le nostre richieste a Gesù, per intercessione di Mamma Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E diciamo le litanie insieme alla Madonnina. Eccole qua. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi, Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi, Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempervergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Vergine Prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Sente un po' le campane. Suona a mezzogiorno. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio della santità divina, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra letizia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Torre d'Avorio, prega per noi. Casa d'oro, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi.
Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei veri cristiani, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano, e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, adesso le suppliche a San Michele Arcangelo e al Beato Giuseppe. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro sostegno contro la malvagità e le insidie del diavolo. Noi supplichiamo che Dio glielo comandi, e tu, capo dell'esercito celeste, con la potenza divina caccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano nel mondo per la perdizione delle anime. Amen. A te, o Beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio insieme a quello della tua Santissima Sposa. Per quel sacro vincolo di carità che ti strinse l'Immacolata Vergine Madre di Dio e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguardate, ne preghiamo con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo potere e aiuto soccorri i nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre. O nostro fortissimo protettore, come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità, e copri ciascuno di noi con il tuo patrocinio, affinché col tuo esempio, col tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, pienamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, al Dio Trinedunico, sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, adesso mettiamoci in testa da recitare il Santo Rosario tutti i giorni e anche la coroncina. La coroncina che ci ha donato Gesù in persona. Eccolo qua, Gesù come nell'apparizione. Adesso ti faccio vedere l'immagine dell'apparizione per intero. Eccola qui. Questa è l'apparizione che ha avuto Suor Faustina Kowalska negli anni 30 di Gesù. Ecco, allora veneriamo questa immagine recitando questa grande arma che ci ha donato Gesù per proteggerci contro Satana. Ecco, e per essere protetti contro il giorno del castigo che incombe sul mondo. Per essere protetti. Padre nostro che sei nei cieli. Adesso un Padre nostro, Ave Maria e il Credo Apostolico, e poi iniziamo la coroncina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Ecco, iniziamo la coroncina dicendo: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen. Ecco, adesso chiediamo a Gesù la grazia di pensarci Lui sulle nostre intenzioni. Chiediamolo incessantemente. Gesù, pensaci tu per le mie intenzioni, per i miei propositi. Oh Gesù, ti chiedo questo. Pensaci tu per tutte le mie necessità, Padre nostro. Pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, pensaci tu. Gesù, pensaci tu. Gesù, pensaci tu. Gesù, pensaci tu. E noi pensiamo con la mente collegata al cuore e all'anima. Tutto quello che noi necessitiamo di avere bisogno, chiediamolo per intercessione di Mamma Maria, dicendo Gesù pensaci tu, 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 Gesù pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù pensaci tu, 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 Gesù pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù pensaci tu, 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 Gesù pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù pensaci tu, 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 Gesù pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù pensaci tu, 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 Gesù pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù pensaci tu. Amen. Gesù mio tutto. Gesù confido in te. Gesù mi affido a te. Grazie Gesù, lode e gloria a te. Amen. Ecco, e da qui è tutto. La benedizione di Gesù scenda su di noi per intercessione di Mamma Maria, San Michele Arcangelo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Allora uniamoci tutti in una chiesa ambulante, una chiesa intera, uniamoci in una chiesa. Cosa significa? Uniamoci nell'amore. Così siamo una chiesa ambulante che cammina, e non è solo l'edificio con le quattro mura di mattò o di pietra, ma siamo ognuno di noi che fa la volontà dell'amore, la chiesa. Quindi rimaniamo una chiesa, uniamoci tutti stretti a Gesù, confidiamo in Lui perché Lui ci salva, Lui ci rafforza, Lui ci protegge e Lui ci dona la vita eterna. Ecco, amen. Adesso vado via. Oh, la mascherina, oh, mi sono scordato. La mascherina obbligatoria.
Ciao!